Ciao a tutti, sono Alex Villigiardi e mi occupo di benessere da più di 30 anni. Ho un passato nella ginnastica artistica, ho partecipato alle Olimpiadi di Barcellona nel 92, poi a ginnastica aerobica, ho vinto 2 campionati del mondo e a seguire ho sempre lavorato nel mondo delle palestre. Sulla mia pagina Facebook tratto vari argomenti che vanno dal denaro al benessere a 360 gradi, ma ho visto che c'era una richiesta sulla pagina di sapere un pochino di più gli skill nel CrossFit, cioè alcune abilità da apprendere a livello di movimento e di allenamento. Uno di questi è sicuramente l'handstand, cioè la verticale. Come possiamo imparare la verticale? Ci sono vari stadi. Considerate che la verticale non è una cosa che si impara in 2 giorni, è solo perché un trainer ti dà quella pitch, cioè ti dice la cosa che ti scombussola e ti cambia tutto. No, la verticale è una questione di equilibrio e l'equilibrio si apprende nel tempo. Provate a ragionare un attimo su come imparano i bambini piccoli a mettersi in piedi, a stare in equilibrio sulle loro gambette. Non ci mettono meno di un anno e in quell'anno ci provano tutti i giorni, tutti i santi minuti della giornata. Quindi dovete avere un po' di pazienza e ricordare che se fate quello che c'è da fare, prima o poi arriverete a padroneggiare la verticale. I passaggi sono vari, ognuno di voi ci metterà più o meno tempo, sono diversi stadi. Alcune persone i primi stadi li fanno più velocemente e poi magari ci mettono più tempo negli ultimi stadi, o viceversa, e quindi tanta pazienza, armatevi di tanta volontà, non si molla mai e vedrete che imparerete una verticale stratosferica. Ok, il primo passaggio è capire la posizione del corpo quando sono in verticale. Spesso abbiamo la forza di gravità che ci porta verso il basso stando in appoggio sulle mani, stando con la testa capovolta, non abbiamo bene percezione del nostro corpo e quindi tendiamo a cedere verso la forza di gravità e tendiamo ad arcarci. Quindi la prima posizione è la posizione di tenuta, normalmente si fa sdraiati a terra, poggiati di schiena in questo modo, è la posizione Pollock o in italiano barchetta. Mentre alleno questa posizione vado a vedere un pochino una sorta di verticale, in realtà cambio il piano di inclinazione, mi metto sdraiato a terra così posso concentrarmi bene su quella che è la posizione del corpo, mi metto con le mani poggiate al muro, spingo forte e cerco di creare quella posizione che abbiamo visto prima, quindi ho un po' di spazio qui sull'ombelico, bene spinto qui. Imparate e padroneggiate le due posizioni. Queste sono tutte cose che potete tranquillamente sviluppare insieme, cioè le potete costruire nello stesso periodo. Dobbiamo abituare l'apparato vestibolare a stare a testa in giù e capire che non c'è pericolo, ok? Perché i nostri riflessi ci spingono a non stare a testa in giù, ok? Quindi per poterci abituare facciamo questo tipo di posizione. La prima è questa, ho un rialzo, usate qualsiasi cosa che avete e usate questo rialzo per mettervi in questa posizione. Poi scegliete un pochino la distanza, le mani un pochino più avanti, un pochino più dietro. Di norma dovrebbero stare le spalle, dovrebbero stare sopra le mani, ok? E tenere questa posizione che non è di appoggio ma in spinta, dovete allungarvi più possibile. E già lì, quando cominciamo a starci quei 15-20 secondi nella posizione di spinta, mi raccomando, mai in appoggio, sempre in spinta, allora poi cominciamo ad avvicinare il corpo. Come lo avviciniamo? In questo modo. Quindi quando ho la capacità di stare in questa posizione mi avvicino con le mani
e vado con il bacino verso l'alto. L'obiettivo è quello di mettersi in verticale con il bacino in linea sopra alle mani. Rifaccio vedere la posizione perché è molto molto importante. La faccio vedere prima sbagliata e poi corretta. Sbagliata. Spingo, 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 spingo. Corretta. La testa è neutra dentro così. E ho sempre la possibilità di vedere con il campo visivo perlomeno queste due dita. Quindi la testa è neutra con lo sguardo rivolto verso l'alto che riesco a vedere l'indice e il pollice perlomeno. Ok? Ora lo step successivo è quello di cercare di allineare perlomeno una gamba alla verticale. Quindi l'esercizio di prima, ma ci mettiamo in questa posizione. Fare con una gamba, lo posso fare con l'altra e quindi l'obiettivo è quello di dare un po' più di peso. Abituiamo sempre l'apparato vestibolare a stare a testa in giù, diamo un po' più di peso alle braccia e quindi piano piano diamo il tempo al corpo di abituarsi a questa posizione. Ora è arrivato il momento di provare a fare una vera e propria verticale. Se non avete nessuno che vi possa aiutare, allora potete utilizzare un muro. Le mani sul per giù vanno a una decina di centimetri di distanza dal muro, ok? Così ho un po' di spazio e vado a fare la verticale. E sto qui un po' sempre. Dov'è che mi devo concentrare? Devo andare a spingere verso l'alto. I glutei sono stretti, ok? E questo è un primo approccio. La problematica di questo approccio è che non posso stare veramente in verticale, ma siccome vado a toccare il muro, sto un pochino inclinato dall'altra parte e quindi ai fini dell'equilibrio non mi dà la possibilità di imparare il vero equilibrio. Un'altra posizione per poter utilizzare il muro, queste sono tutte cose che dovete fare insieme, non è che una la potete fare e l'altra no. L'altra è questa, vado al contrario, quindi pancia verso il muro e cerco di avvicinarmi il più possibile. Mi metto qui e sempre in spinta cerco di staccare le dita dei piedi. Vedete, io adesso le ho staccate, le riattacco, oh, e riscendo. Se ci ragionate un pochino, questa posizione che abbiamo fatto all'inizio e questa sono la stessa, perché devo trovare sempre questo spazio qui sull'ombelico, devo mantenere la posizione. È ovvio che il peso che arriva sulle braccia, sul corpo, qui è maggiore rispetto all'altra, però sono sulle stesse. Quali sono gli aspetti negativi di stare con la pancia rivolta verso il muro? Che farò fatica ad avvicinarmi con le mani perché avrò paura di cadere giù di schiena. E quindi qui la difficoltà è quella di non essere anche qui in verticale, ma stare in questa posizione. Quindi questa inclinazione non mi permetterà poi di raggiungere l'obiettivo. Ecco perché nella verticale soprattutto è importante l'assistenza di una persona che vi aiuta, vi tiene lì e cerca di darvi l'equilibrio, la giusta impostazione. Quando siamo in verticale noi ci dobbiamo concentrare principalmente da qui in su, cioè spingere, contrastare la forza di gravità. Le gambe stanno belle chiuse, ma tanto è una cosa che abbiamo imparato nella posizione a barchetta, nella posizione hollow, abbiamo visto la prima posizione. E quindi piano piano alla fine viene. Se non avete nessuno che vi aiuta,
allora dovete cercare di capire che dovete trovare l'equilibrio quando siete al muro, quindi potete magari anche andare di schiena con il muro, un piede lo mettete sulla verticale e l'altro cerca di raggiungerlo, in questo modo vado su. Quindi uno è appoggiato al muro, uno è sulla verticale, cerco di staccare l'altro piede, piano piano, senza slanci. Ecco, ecco qua, adesso ho trovato la posizione senza essere appoggiato al muro. Non è facilissimo, ma come si dice, quando c'è una necessità, di necessità virtù. Quindi, se non avete nessuno che vi può aiutare a mettervi nella giusta posizione verticale, dovete